stiamo per partire. Eccoci, direi che siamo in diretta su Facebook. Fatemi controllare, sono in diretta, ma insomma sì, dovremmo già essere in diretta sulla pagina Facebook di Lodi Liberale e quindi faccio solo una verifica ulteriore, ma dovremmo esserci. Benvenuti alla... Allora, scusatemi solo un attimo, perché voglio essere sicuro. Esatto, perfetto. Benvenuti alla 123esima serata di Lodi Liberale, che ormai è una tradizione consolidata nell'accompagnamento del lunedì sera, ormai da qualche anno, e con cadenza settimanale a partire dall'aprile dell'anno scorso, in quanto abbiamo deciso di trasformare il problema del non poter più svolgere conferenze dal vivo in un'opportunità, trasformandola in webinar con costanza e cercando sempre, come facciamo ogni volta, di coinvolgere personalità di rilievo, di valore e che possano tenere alto il livello del dibattito a cui abbiamo abituato le persone che ci seguono da molti anni. Quest'anno abbiamo introdotto, oltre alla novità di fare una serata a settimana, ne abbiamo introdotte altre due. La prima ormai è consolidata, che è quella per cui il primo e il terzo lunedì del mese decidiamo di dedicare le nostre serate alla presentazione di classici del pensiero liberale. Milton Friedman, Tocqueville, Bruno Leoni, Benjamin Constant, Mises, Minghetti, Ricossa, Mandeville. Settimana prossima, preannuncio, ci sarà Popper, la presentazione della Società Aperta e i suoi nemici. Perché crediamo che tornare ai classici o partire dai classici sia un modo fondamentale per affrontare le tematiche, le difficoltà in cui versa l'Italia dal punto di vista economico, politico, filosofico, culturale e quant'altro. Perché crediamo che il pensiero liberale sia assolutamente fecondo, eterogeneo, poco conosciuto, spesso caricaturizzato e che invece appunto possa aiutare a uscire da molte delle difficoltà in cui versa il nostro paese. Ma ormai questa, diciamo, è una abitudine consolidata che fortunatamente sta andando bene, nel senso che le serate sono ascoltate, frequentate e partecipate. Quando abbiamo iniziato a pensare al programma di quest'anno, abbiamo avuto un'altra idea, che era quella, quando i mesi sarebbero stati cinque, di dedicare il quinto lunedì del mese a presentare grandi statisti liberali. E quindi quest'anno non potevamo che averne tre, e quindi il prossimo sarà a maggio e sarà dedicato a Ronald Reagan. Quest'autunno parleremo di Churchill, ma la prima da cui abbiamo deciso di partire è la Lady di Ferro, Margaret Thatcher. Come dicevo, prima di collegarsi in diretta, chi segue le serate di Lodi Liberale sa che alle mie spalle ci sono alcuni nomi tutelari del pensiero liberale, tra cui È sparito l'audio? Proprio nulla? Ciao. Ha spedito anche da me. Ah, ecco. Anche da me, confermo. Però siamo fra di noi. Siamo... Sì, siamo rimasti noi tre. Brava, bel libro, bellissimo. Grazie. Nato da Stefano Magni qualche anno fa, che riportava, si concentrava sui discorsi della Thatcher, pubblicato dall'Istituto Bruno Leoni, i grandi discorsi di Margaret Thatcher, c'erano veramente pochi volumi comprensivi della sua biografia, come recita il volume di questa sera, come donna e come politica. Perché o sono focalizzati su aspetti particolari, specifici Come le onde. È bene che tu sappia che noi non ti sentiamo. Sulla donna e appunto sulla politica. Ci sono stati i grandi testi che vedete alle mie spalle, che sono i due pubblicati all'epoca e tradotti all'epoca, che appunto si chiamano Questo, come sono arrivata a Downing Street, e quindi racconta la storia della Thatcher sostanzialmente dalla nascita all'arrivo come primo ministro. E invece questo, che peraltro è uscito prima, che sono gli anni di Downing Street, in cui racconta la sua esperienza al timone vero e proprio della Gran Bretagna. Il libro dell'autrice
Io sono silenziato, non so voi. Anche. Ci siamo incontrati a Piazza di Lucina, ti ricordi? Sì, ripromettendoci di vedere, ma poi siamo stati direttamente male che abbia avuto questo paese negli ultimi sicuramente 40 anni e abbiamo avuto la fortuna di averlo anche coinvolto nelle nostre serate, ad esempio nel presentare il libro di Milton Friedman, Capitalismo e Libertà. Ma appunto, oltre che martignano, se mi consentite questa espressione, sono da sempre e siamo come associazione da sempre tacceriani, perché abbiamo come punto di riferimento una donna che ha fatto alcune cose che non sono comuni, al netto di essere una donna ministro di un paese occidentale, e ragionevolmente è stata la prima, sicuramente in Gran Bretagna, ma di fuori nel libro vengono citate le altre tre esperienze, che se non ricordo male sono l'India, Israele e Ceylon, ma appunto dal punto di vista del paese occidentale è stata la prima in assoluto. Ma ha avuto una caratteristica particolare che è quella, stata quella della non essere arrivata grazie al fatto che era donna o sfruttando il fatto che fosse donna, ma semplicemente per ragioni, come dire, meritocratiche e di principio. È stata una donna e una politica assolutamente caparbia, che ragionava sulla base dei principi e non sulle convenienze, che guardava al medio-lungo periodo, non accontentandosi quindi non focalizzandosi sul blandire la propria base elettorale o cercare risultati a breve termine, che non aveva alcun tipo di problemi nell'affrontare, nello scontrarsi anche con l'opinione pubblica per portare avanti i propri principi e le battaglie in cui credeva, e quindi è famosa la frase per cui la Lady non torna indietro, quindi non fa marcia indietro, e quindi una volta che è partita è perché ha ponderato le scelte in maniera appunto accurata, e quindi poi non c'era ostacolo che potesse fermarla. Ma soprattutto una cosa che viene ricordata anche nel libro, ma anche nei suoi due volumi, è una donna che si è formata nel tempo con una passione politica e sulla base di principi tramandati e trasmessi dal padre, ma soprattutto che ha coltivato quelle che si possono tranquillamente definire le buone letture, e quindi mi spiace che non ci sia la possibilità di video perché credo che abbiamo qualche problema per la mia rete. Ma insomma, ha deciso di andare in politica, di proseguire in politica basandosi su appunto le buone letture, quindi era una donna che ha letto, compreso Hayek, Popper, Adam Smith e quant'altro di meglio potesse avere la letteratura e il pensiero liberale. Ed erano c'è stata una costante nella sua formazione, nella sua progressione di carattere politico. Non è comune questa cosa, ma questa gli ha permesso di sedimentare nel corso degli anni delle profonde convinzioni che poi non solo ha provato, ma è anche riuscita a mettere in pratica nella sua azione di governo. Altra cosa non comune per politici di ogni tipo. In più si è sempre circondata di persone pensanti e che avevano profonda convinzione come lei nel mercato, nel profitto, nella libera impresa, nella libertà individuale, nella libertà di scelta, nel risparmio. Ai ai ai. Siamo di nuovo nel... Però bisognerebbe che lo sapesse, forse. Yeah. Spero che lo sappia. In realtà... Jacopo? Ti prego, intervenite pure perché ha avuto un problema Lorenzo tecnico, quindi proseguiamo comunque la serata. Um,
chi voleva intervenire per primo può intervenire. Credo Jaska Bronski. Perché Lorenzo non c'è più. Ha avuto un piccolo problema tecnico, comunque ricomparirà prima o poi, sono sicuro. Ecco, no, il primo che mi dimentico è perché Lorenzo parlava di, della Thatcher come donna primo ministro. Nel libro di Elisabetta Rodaspina ho letto, mi sembra proprio lì aver letto, che qualcuno le chiedeva come essere donna ed essere primo ministro e lei rispose molto spiritosamente, non lo so perché non conosco l'alternativa, ed era una risposta. Io chiedo scusa se il mio parlare sarà un po' ingarbugliato, ma come dicevo prima sto subendo le conseguenze di un vaccino a poche ore fa che mi... La posso solo interrompere un secondo, mi scuso intanto, ma avevo dei problemi di connessione, quindi volevo solo chiudere perché avevo non ero riuscito ancora a presentare gli ospiti e quindi mi sembrava doveroso, quindi mi scusi l'interruzione brusca, ma insomma abbiamo avuto il piacere di presentare appunto questo libro con l'autrice, che si è dimostrata subito molto interessata alla presentazione, e poi abbiamo pensato a due persone di valore, di esperienza, di consolidata fede, credo di poter dire, liberale, come Paolo Guzzanti e Jaska Bronski, due giornalisti, due persone, come dire, libere, credo di poterle definire liberali, e che entrambe hanno conosciuto la Thatcher. Io prima di lasciare la parola a Jaska Bronski volevo fare questo piccolo aneddoto, per cui quando ho contattato Jaska Bronski la prima risposta, si ricorderà è stata assolutamente, vuol dire, dubbiosa se non negativa, nel senso, per mille motivi non era più il caso di coinvolgersi, eccetera, quindi ringraziando era assolutamente legato, però la risposta fu negativa. Il giorno dopo, con mio grande stupore e piacere, ricevetti due WhatsApp da Jaska Bronski con la dedica del libro della Thatcher, questo, direttamente a Jaska Bronski, e una lettera sostanzialmente non autografa ma firmata, indirizzata direttamente a lui, e un'altra, alcune foto, senza alcun messaggio. Quindi io mi permisi di rispondere, devo presumere che lei abbia cambiato idea. Quindi sono convinto di aver suscitato un po' di nostalgia per quei tempi e una volontà di testimoniare, di condividere con noi la sua conoscenza e la sua esperienza con Margaret Thatcher. Quindi sono particolarmente felice che abbia poi accettato, e lo ascolto con piacere fin da subito. Grazie, scusate l'interruzione tecnica. Grazie Lorenzo. Io sono effettivamente molto, come si dice, sono molto contento, ma mi fa grande piacere di partecipare a questa discussione, perché la Thatcher è quello che è, quello che già è stato detto, ma anche questo libro veramente è molto 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 positivo, è molto molto ricco e non è presuntuoso, è pieno di notizie, è pieno di aneddoti, è pieno di giudizi, è pieno di... Si parla sempre bene dei libri che si presentano, salvo, mi ricordo una volta Sgarbi che presentava un libro e lo ha stroncato completamente, ma sono situazioni piuttosto, piuttosto rare. Il libro è veramente molto, cioè io ho imparato un sacco di cose sulla Thatcher che pensavo di sapere abbastanza, ma invece non era così. Mi piace molto, Lorenzo l'ha sottolineato, anche il sottotitolo, Biografia della donna e della politica. E proprio perché ci sono questi due aspetti nel libro, io vorrei in questo breve intervento concentrarmi un po' sulla prima parte, sulla biografia della donna. Fra l'altro nella prima di copertina, io non so se l'ha scritto Elisabetta o chi l'ha scritto, ma c'è questa bella frase sulla Thatcher in cui si dice che la giovane donna che si dedica anima e corpo alla politica, ma non trascura gli abiti, i cappellini, le borsette, i divertimenti e i corteggiatori. Ed effettivamente era una donna che, oltre la sua autorità, la sua intelligenza, la sua presenza, aveva anche una forte carica femminile. Come hai detto, Lorenzo, io l'ho conosciuta professionalmente, perché l'ho intervistata due volte, e poi quando non era più al potere l'ho vista anche qualche volta, grazie, lo dico perché grazie a Charles Powell. Charles Powell era un suo
direi il più fidato, il più vicino, il più amico dei suoi assistenti. Tra l'altro ha sposato un'italiana che abita qui vicino a Roma, nei dintorni di Roma, e grazie a lui ho avuto prima di tutto questa prima intervista quando la Thatcher era a Downing Street. Mi ricordo, allora questa intervista è uscita su Repubblica anche, ma era per la televisione, per la RAI. Mi ricordo, arrivammo lì con l'equipe e uno dei suoi addetti ci disse subito: purtroppo dobbiamo cancellare l'intervista perché la Thatcher, la Prime Minister, non si sente bene, c'è il raffreddore, eccetera, eccetera. Io ho insistito molto perché si potesse fare, piangendo, dicendo: siamo arrivati da Roma con la squadra, con cosa, le spese, gli impegni e tutto quanto. Insomma, dopo un po' la Thatcher accetta di venire, tutta piagnucolante, col naso che cola, con gli occhi rossi, le lacrime, eccetera. Poi si siede sulla sedia che avevamo preparato. Dal momento in cui scattano le telecamere, come se non avesse mai avuto questo raffreddore, una grande professionalità, veramente un grande senso del dovere, direi. La seconda volta fu, e lì Charles Powell non c'entrava niente, se mi ricordo bene c'entrava la Mondadori, perché era a Milano per la presentazione di questo libro di cui, Lorenzo, tu hai parlato, che era quello proprio gli anni di Downing Street. Bene, eccolo lì. Beh, insomma, non c'è dubbio che molte delle trasformazioni che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso, il trionfo del capitalismo, del libero mercato, la caduta dell'impero sovietico, eccetera, sono tutte cose che sono successe anche molto, direi, col contributo di Margaret Thatcher. Anche se lei poi nel libro di Elisabetta, molti di, o forse nel suo libro, adesso non mi ricordo, molti di questi meriti li rilascia, li adduce a Reagan, col quale, come poi vedremo adesso, aveva un rapporto molto stretto e molto particolare. Io mi sono un po' divertito oggi pomeriggio, pensando proprio alla biografia della donna, a vedere un po' se si poteva analizzare, studiare, vedere il comportamento della Thatcher attraverso gli incontri, attraverso le persone che aveva frequentato, aveva visto durante i suoi anni a Downing Street. E ho fatto un piccolo elenco di persone, perché trovo che vedere come lei reagiva a questi personaggi indica molto quello che lei effettivamente è stata. Giscard d'Estaing, per esempio, col quale aveva un pessimo rapporto, ne parla Elisabetta nel suo libro, che l'aveva anche umiliata nella prima volta che Margaret Thatcher arriva a Parigi per un vertice, la prima volta nella sua veste di primo ministro. Tutti gli altri erano uomini e lui, Giscard, non fa niente per omaggiarla, per farle capire che era benvenuta, eccetera. Non avrebbe dovuto, dicono gli esperti, farla sedere vicino a sé, alla sua destra, ma invece l'aveva trattata proprio come qualsiasi altro primo ministro uomo, maschio, come si dice. E con Helmut Kohl, beh, c'era, insomma, la Thatcher certamente era euroscettica e sognava di indebolire l'asse franco-tedesco degli europeisti, di Giscard e di Helmut Kohl. Ma con Helmut Kohl aveva un rapporto molto migliore che con Giscard, e forse aveva detto anche una frase su Helmut Kohl che lo rivalutava, insomma, ai suoi occhi, pur essendo lei euroscettica, che era meno socialista di alcuni membri del mio governo ombra. Di Mitterrand mi sembra che non avesse capito che Mitterrand fosse un politico molto particolare, un intellettuale, politico un po' per caso. E l'unica domanda che fa lei a qualcuno per cercare di capire Mitterrand, mi chiede
parla inglese. Per lei, per la Thatcher, era molto importante questo fatto di poter parlare inglese, cioè di poter capire, di avere un rapporto diretto, anche perché per lei gli incontri, i vertici, erano qualcosa di serio, qualcosa da cui lei voleva sempre tornare con qualche cosa di concreto. Non erano, come per molti politici, solo delle esibizioni per fare un po' di scena, eccetera. Voleva sempre avere dei risultati e sovente si vantava di essere l'unica all'opposizione, di essere unica a sostenere una certa tesi, mentre tutti gli altri se ne fregavano in un certo senso e non volevano arrivare a risultati concreti. Scusate se chiedo, senti un po' d'acqua, per favore, perché ho la febbre e mi fa un pochettino. Con Carter, i giudizi su Carter sono molto, direi, sentimentali quasi. Cioè lei capisce che Carter in fondo è stato forse il meno bravo, il meno influente presidente degli Stati Uniti degli ultimi anni. Dice di lui che non ha ampia visione del futuro, che è inadatto alla presidenza, che è angosciato di fronte alle grandi decisioni, però in sostanza ne parla anche bene. Dice che violava le regole di Napoleone, che anche i generali per essere bravi devono essere fortunati, perché la sua presidenza di Carter a partire dall'Afghanistan è stata un po' perseguitata dalla sfortuna. Carter arriva a Londra per un vertice, la Thatcher ancora non è primo ministro, è il leader dell'opposizione e vorrebbe incontrarlo. Brzezinski, che era il security advisor di Carter, è favorevole, Carter non ha nessuna voglia di incontrarlo, Brzezinski è favorevole e dice a Carter: fai questo sacrificio, cerca di vederlo perché magari fra 2 anni diventa primo ministro. E poi in effetti è diventato primo ministro. E quindi, a proposito, apro una piccola parentesi che non c'entra tanto con l'argomento, ma Carter, io lo intervistai poco prima che ci fossero quelle elezioni in Italia, non mi ricordo che anno ero, in cui si temeva che i comunisti ottenessero più voti dei democristiani. Allora chiesi a Carter cosa succederebbe, come reagirebbe se i comunisti ottenessero la maggioranza in Italia. E lui rispose: non sarebbe una tragedia, ma certamente preferirei che non avvenisse. Ebbene, questa seconda frase, certamente preferirei che non avvenisse, fu tagliata dalla RAI, dal telegiornale della RAI, per motivi politici ovviamente. Io mi ricordo che allora andai da Schille, che era il corrispondente del Corriere della Sera a New York, raccontandogli questa storia. Lui fece un articolo in prima pagina sul Corriere denunciando questo comportamento della RAI. Poi Reagan, scusate. Reagan mi è venuto in mente proprio leggendo questa frase di Elisabetta sui cappellini, sul fatto che sulla femminilità di Margaret Thatcher, che è una cosa bellissima vista in una donna del suo calibro e della sua importanza. Lei aveva enorme stima per Reagan, pensava ed era vero che più o meno avevano idee molto simili su tutti i grossi problemi del momento, e apprezzava il fatto che Reagan fosse stato il primo, diciamo, a dare una scossa all'Unione Sovietica, a metterla in difficoltà, eccetera. Perché se uno pensa alla caduta del comunismo, quali sono stati i fattori, i personaggi che hanno provocato, che hanno aiutato, che hanno facilitato la caduta del comunismo, certamente Reagan è il primo, con le sue guerre stellari, con le sue azioni volte a mettere in difficoltà l'Unione Sovietica economicamente e militarmente. Certamente è stato il primo di questa catena. Poi certamente Lech Wałęsa, il rivoluzionario polacco,
che ha saputo unire attorno a sé 10 milioni di operai in un sindacato che in poco tempo ha acquistato un'influenza enorme. Poi, certamente, Giovanni Paolo II, per il semplice fatto di essere polacco e per i suoi discorsi fatti in Polonia e per le sue encicliche e per tutto quello che ha fatto a vantaggio del suo paese. Gorbaciov, di cui mi ricordo nell'intervista che ho fatto alla Thatcher, parla di Gorbaciov con grande entusiasmo, secondo me con eccessivo entusiasmo. Era convinto che sarebbe stato che lui volesse, diciamo, chiudere col comunismo, mentre invece l'intenzione di Gorbaciov non era, e per quello che dico che non è stato lui così, non è stato importante nella caduta del comunismo. Lui voleva riformare il comunismo, anzi voleva renderlo più efficace, voleva cercare di trovare dei sistemi per mantenerlo, per mantenere il comunismo al potere. E quindi diciamo, credo che la Thatcher abbia visto in lui degli elementi positivi un po' eccessivi. Certamente i rapporti, e per concludere, i rapporti peggiori con i politici di un paese erano quelli con gli italiani, perché se uno pensa, è difficile immaginare qualcosa di più diverso di una Thatcher e di quelli che erano allora gli esponenti democristiani. Io mi sono segnato qui una frase su Andreotti. Lei di Andreotti ha detto che ha scritto nelle sue memorie che aveva una reale avversione per i principi, anzi la profonda convinzione che un uomo di principi fosse condannato ad essere ridicoli, ad essere ridicolo. E questo lei poi commenta, dice che usa la parola disgusto addirittura riferendosi a questa frase. Lei, la democrazia cristiana, erano due poli opposti veramente. Nella democrazia cristiana lei stabilisce un contatto con Filippo Maria Pandolfi. Con Filippo Maria Pandolfi un po' perché era il meno democristiano dei democristiani, se si prende l'accezione negativa che può avere questo termine, se tu sei un democristiano, ma anche perché parlava inglese. E allora si racconta che ai vertici a Roma, quando c'era anche Pandolfi, lei faceva di tutto per poterlo avere vicino a sé, e se gli altri protestavano, Andreotti magari, eccetera, lei diceva, ma sì, ma gli altri non parlano inglese, Pandolfi parla inglese, lo voglio dire, ma non, gli era anche vicino politicamente. Un altro di questi che non le dispiaceva, o forse anche un po' le piaceva, era Cossiga, perché era anglofilo, perché lei scrive, dice, è diverso dalla media dei politici italiani. Credo che sia proprio con Cossiga che Cossiga gli abbia fatto capire che l'Italia stava superando la Gran Bretagna, diventando il quinto paese più industrializzato dell'Occidente, e lei rispose con una battuta, credo, abbastanza spiritosa. Potrebbe allora l'Italia diventare il secondo maggior contribuente della Comunità Europea, sollevando la Gran Bretagna da questa responsabilità. Bene, io niente, voglio solo dire che mi sono divertito, non solo interessato, ma veramente divertito a leggere questo libro di Elisabetta. Le voglio fare veramente i complimenti e augurarle di trovare un'altra personalità tipo la Thatcher per esercitare le sue doti anche su un altro argomento. Grazie. Temo che sarà difficile così entusiasmate, ma sono d'accordo perché, come dire, è un libro che si lascia leggere e che si fa immergere pienamente in questa straordinaria figura del XX secolo, credo cara non solo a Jas Gabrovski, ma anche appunto a Paolo Guzzanti, che per cui prima ti cede la parola, però volevo tendenzialmente introdurre
perché abbiamo ancora parlato forse poco dei principi in cui credeva Margaret Thatcher, perché è la plastica dimostrazione di una politica di una donna che è riuscita ad avere successo non facendo compromessi, andando avanti per la propria strada, credendo in principi saldi, fermi, coerenti, avendo un proprio schema di pensiero che ha costruito, ripeto, negli anni, coerente e che era molto palesemente divisiva, cioè la Thatcher o la si amava o la si odiava. E nonostante questo è riuscita a governare il tempo che ha governato, ma non in maniera, come dire, lineare, perché leggendo il libro e conoscendo anche le vicissitudini politiche della Thatcher, si sa perfettamente che ha avuto alti e bassi, sia personali che chiaramente nell'ambito dello schieramento in cui faceva parte, cioè del Partito Conservatore. E quindi questo l'ha abituata a ricoprire moltissimi ruoli, da una giovanissima candidata al seggio a appunto diventare il capo della Gran Bretagna, il primo ministro della Gran Bretagna. Alcuni socialisti sembrano credere, credo che un altro libretto, mi consentirà l'autrice, stiamo presentando il suo, ma un altro libretto aureo di un amico di Lodi Liberale è questo, che è di Stefano Magni, che raccoglie i grandi discorsi della Thatcher. E credo che lasciargli la parola densa possa essere utile e propedeutico all'intervento di Paolo Guzzanti. Alcuni socialisti sembrano credere che le persone siano come numeri inseriti in un computer statale. Noi crediamo che devono essere degli individui. Nessuno è uguale all'altro, nessuno, grazie al cielo, è come gli altri. Ma i socialisti la pensano altrimenti. Noi crediamo che ciascuno abbia il diritto di essere diverso, ma per noi ogni essere umano è ugualmente importante. Ingegneri, minatori, lavoratori manuali, commessi, contadini, postini, casalinghe, sono tutte fondamenta essenziali della nostra società. Senza di essi non avremmo alcuna nazione. Ma ve ne sono altri con un dono speciale che dovrebbero potersi giocare la loro chance. Perché se gli audaci scoprono nuove vie nella scienza, nella tecnologia, nella medicina, nel commercio, nell'industria, nelle arti, hanno le mani legate, non vi può essere alcun progresso. L'invidia può solo distruggere, mai costruire. A ciascuno deve essere consentito di sviluppare le abilità che meglio ritiene di avere nel modo che sceglie. La libertà di scelta è un qualcosa che noi diamo per scontato finché non si corre il rischio che ci venga negata. I governi socialisti sono perpetuamente impegnati a restringere l'area delle libere scelte, quelli conservatori a ingrandirla. Noi crediamo che tu possa diventare un cittadino responsabile se sei tu che prendi le decisioni, non quando queste vengono prese da qualcun altro al posto tuo. Credo che questo rappresenti molto del pensiero della Thatcher e molto di quello di cui ci sarebbe bisogno in Occidente in generale, ancora oggi, sicuramente in Italia. Siamo felicissimi che un altro grande giornalista come Paolo Guzzanti, che credo si possa tranquillamente definire thatcheriano per come dire, ha risposto quando l'ho chiamato, abbia deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e le sue convinzioni in una serata di Lodi Liberale che non aveva mai avuto l'onore di ospitarlo, quindi lo ringraziamo e gli cedo la parola. Prima di tutto devo esprimere non solo i miei complimenti all'autrice, ma la mia invidia a Iash Gavronsky, il quale mi ha sommerso con le sue esperienze dirette che io non ho, ma per di più ha citato alcune tra le cose più belle e sorprendenti di questo libro, tra cui questa fulminante citazione di ciò che la Thatcher pensava di Andreotti. Io ho avuto un conto personale con Giulio Andreotti. Io non ho conosciuto la Thatcher, non ho fatto fino alla mia età più avanzata, non mi sono occupato di esteri. Poi andai con la stampa a vivere a New York nel 95, dal 95 per alcuni anni, e poi da allora mi sono occupato sempre degli Stati Uniti e man mano innamorato del Regno Unito, man mano che progrediva la mia personale, come dire, educazione, politica, le letture e quant'altro. Il primo ricordo che ho della Thatcher, che non è un ricordo personale perché, ripeto, non l'ho mai conosciuta, era quando a Repubblica scoppiò la guerra delle Falkland, quando il dittatore argentino di origine calabro-piemontese, Galtieri, fece questo colpo di mano sulle isole Falkland, che gli argentini chiamavano e chiamano Malvinas, ma che non sono mai state argentine, dove non c'è mai abitato un argentino, perché sono state sempre isole inglesi, ma dall'altro capo del mondo.
E quando la Thatcher sorprese il suo stesso paese, tutto il mondo, perché fece la guerra, io ricordo che dentro la redazione di Repubblica eravamo due o tre, uno era Barenson, poi pochissimi altri, che eravamo come una specie di combriccola di congiurati che ci chiudevamo in uno stanzino delle scope a brindare e a manifestare la nostra gioia, perché ciò che faceva la Thatcher era politicamente scorrettissimo, democraticamente moralissimo, con un costo purtroppo di molto sangue, per il quale, e lì è uno dei pregi di questo bellissimo libro di Elisabetta, che racconta molto della umanità di Margaret Thatcher, perché Margaret Thatcher, che privatamente piange molto per i marinai dell'incrociatore argentino Belgrano affondato, e anche per, naturalmente per gli uomini inglesi che sono morti in quella storia. E accadde allora questo miracolo tipico dei conflitti tra democrazie e dittature, così come l'Italia fascista fece la guerra e si andò a rovinare contro le democrazie e poi ebbe la democrazia, così come la Grecia dei colonnelli tentò l'avventura contro la Turchia, che non era proprio una... Ma insomma, comunque, è tipico dei paesi autoritari, dittatoriali, intraprendere le guerre o situazioni di forza che possono indurre la guerra come conseguenza, e le democrazie sono quelle che con fatica, senza alcun piacere, ma con un forte senso del dovere, prendono le armi. E recentemente ho visto un'intervista di questo Douglas Murray, che è un simpatico e molto popolare conservatore, giovane conservatore inglese che vive molto negli Stati Uniti. In una conversazione lui spiegava che la democrazia è una invenzione inglese e che tutti coloro che non sono di lingua inglese, perché può andare per gli australiani, neozelandesi, canadesi, tutti coloro che, per coloro che non sono inglesi, la democrazia è un insieme di regole artificiose. Mentre gli inglesi votano Brexit e se ne vanno quando vedono che o credono di non potersi difendere di fronte ad una autorità non eletta dal popolo, cosa che è intuitiva se uno pensa in inglese, è assolutamente non intuitiva per tutti gli altri. E io ho notato che è vero, anche il nostro concetto italiano di democrazia è assolutamente finto. Se uno ha visto che cosa accade nella Camera dei Comuni quando c'era, come Chairman Barrow, quello che faceva... Oddio, è andata via il collegamento, mi sentite? Non lo so. Siamo collegati o non so? Siamo collegati. Order, order! E si vedeva questo, la Camera dei Comuni, in cui il Chairman chiamava tutti i deputati dicendo: venite, venite qua, adesso noi dobbiamo insieme lottare per il nostro paese. E faceva una specie di... poteva essere un antico romano che parlasse dal Palatino al popolo, e questi fanno ai ai e sono tutti uniti e ti prende uno stranguglione. Io sono stato per 11 anni parlamentare, senatore e deputato, e devo dire che il nostro Parlamento, qualsiasi legislatura si prenda, è burocratica, grigia. Il Parlamento italiano non si parla, è vietato parlare, parlano soltanto alcuni che sono mandati con degli sms a parlare, per dei insomma, solo là, nella terra in cui la democrazia è stata inventata come difesa del cittadino contro il potere. Questa è
la concezione alla quale la Thatcher, questo è il liberalismo. E la difesa, tu l'hai detto poco fa, molto felicemente, l'hai ricordato, la difesa delle opzioni, cioè in che cosa consiste essere liberali se non nel fatto che la libertà si esercita esclusivamente a patto che tu abbia diverse opzioni tra cui scegliere. Se tu vai in un supermercato con un unico barattolo di marmellata, o come erano i mercati dell'est europeo, e non hai scelta, che libertà hai? Non esiste libertà. E difatti la Thatcher considerava l'Italia come un paese non democratico, perché diceva: come è possibile che lo stesso partito guidi il paese per... Sto sempre citando il bel libro, qualcuno potrebbe pensare che sto parlando per cognizione personale. No, ho appena letto un bellissimo libro che si chiama Margaret Thatcher di Elisabetta Rosa Spina. E mi sono... non ha soltanto il pregio questo libro delle molte curiosità umane, degli numerosissimi aneddoti significativi, ma è un libro da cui emerge una posizione etica, è una posizione filosofica, che è una posizione liberale, che non potrebbe essere mai né una posizione socialista, non parliamo poi di comunista o fascista. E io la cosa più vicina che ho conosciuto alla Thatcher è il defettore, cioè quello che Oleg Gordievsky, che oggi vive ormai molto anziano in una cittadina inglese a sud di Londra, dove sono andato a trovarlo più volte. E Oleg Gordievsky è stato il capo del KGB a Londra, che passò agli inglesi e che durante il governo Gorbaciov mise la Thatcher nelle condizioni di conoscere tutto il retroscena segreto dei materiali usati da Gorbaciov. Cioè la vittoria della Thatcher e naturalmente anche di Ronald Reagan su Gorbaciov durante le trattative fu largamente dovuta alla quantità e qualità di informazioni che questo transfuga russo, che è anche un gran personaggio in tutti i sensi, riuscì a fornire al governo inglese. E la Thatcher ha rappresentato una delle due anime del... mi viene in mente il fatto che Chamberlain è passato alla storia come l'uomo di Monaco, l'uomo che tornò a Londra sventolando questi foglietti in cui disse: Mr. Hitler, sign the deal, we have a deal. E si fidava del deal che aveva stretto con Adolf Hitler, il quale notoriamente su quel deal e su tutti gli altri sappiamo cosa ne fece. E allora la Gran Bretagna applaudì perché voleva la pace, perché ancora la ferita della grande guerra, della prima guerra mondiale, era ancora profondissima, nessuno voleva una guerra, tant'è vero che poi tra la guerra dichiarata, la funny war, e poi la guerra combattuta, passò molto tempo. Ma la Thatcher invece nasce churchilliana, cioè quando Chamberlain tornò con i foglietti, Churchill commentò dicendo: per salvare la pace hanno sacrificato l'onore e alla fine avranno perso entrambe le cose, sia l'onore che la pace, perché avranno la guerra, cosa che accadde e sulla quale oggi gli storici inglesi riflettono molto, perché oggi vedo nelle discussioni delle università e degli storici che la linea dei paesi anglosassoni è determinata proprio dalla non volontà di fare la guerra, ma dalla consapevolezza che
the war is one of the options. Tu c'hai la guerra che è una tua opzione. Questo lo dico oggi a senso perché vedo che la situazione nel mare del sud della Cina, il conflitto americano-cinese, viene oggi considerata una situazione in cui un esito bellico, scongiurabile, speriamo di no, Dio non voglia, è tuttavia considerato una opzione possibile determinata dai fatti, non dal desiderio di guerra, benché il neopresidente Biden si stia dimostrando molto più bellicoso e tutto sommato più forse pericoloso del suo predecessore Trump, che è stato demolito. Chissà se la Thatcher come avrebbe considerato Donald Trump. Io sono pronto a scommettere che ne avrebbe trovato alcuni aspetti positivi, quelli negativi sono i più banali. Quindi la Thatcher, con la Thatcher delle Falkland, non è la storia di un'avventura, di un'avventuriera, ma anche dalla lettura di questo libro emerge come una dolorosa necessità che i popoli che hanno creato la democrazia liberale e che l'hanno costruita e difesa e ne difendono i valori liberali, che immancabilmente nel Regno Unito sono i valori Tory, perché poi il Labour, il Partito Socialista, è quasi sempre perdente. Il più fortunato tra i socialisti è stato Tony Blair, che notoriamente era figlio della Thatcher, insomma, e ha potuto fare, tant'è vero che è una delle persone più odiate dalle sinistre del mondo, è il socialista Tony Blair. Ma lei, per esempio, ho letto nel libro di Elisabetta, non lo sapevo, mi ha sorpreso, ma non poi tanto, la Thatcher aveva per Harold Wilson, primo ministro socialista, aveva rispetto e apprezzamento, non ne condivideva la politica, era molto più arrabbiata con i suoi ministri e consiglieri. E Harold Wilson era un socialista per caso, perché era un accademico costretto a confessare che aveva dovuto ripiegare sulla pipa, che è di sinistra, perché lui in realtà era un fumatore di sigaro, che è di destra, e tutti i conservatori maschi alla fine del pranzo accendono un sigaro. Per questo Margaret Thatcher, qui cito il libro di Elisabetta, vedendo Luciano Lama che si accende un sigaro, adesso non mi ricordo se lei ha visto Luciano Lama accendere il sigaro, o nel rapporto molto divertente citato dell'ambasciatore inglese a Londra, si dice che insomma, questa sinistra italiana, perché poi è un'area divertentissima, l'Italia vista dalla Thatcher, e io dice, ma insomma, questa sinistra italiana è guidata da un aristocratico sardo, che era il marchese Berlinguer, il capo del sindacato, sì, è di origine operaia, ma ha assunto degli atteggiamenti, dei comportamenti, compreso il sigaro alla fine del pranzo, che lo rendono un perfetto conservatore. E tutti i sindaci delle regioni rosse con le loro mogli è il tipo di persone che tu... sto citando un po' a memoria, vero Elisabetta? Spero di non sbagliarmi troppo. È il tipo di persone che troveresti, ti aspetti di trovare a Rotary, solo un po' più intelligenti e un po' più eleganti di quelle che tra. E quindi questa sinistra italiana, tuttavia, è molto affascinante, perché naturalmente c'era questo effetto charming del Partito Comunista Italiano, per cui in fondo nel Partito Comunista c'era più gente che parlava inglese che non nella Democrazia Cristiana. Avvertitemi quando ho sforato, io non so quanto... Andreotti non è che non parlava inglese, non concepiva la sintassi mentale di uno che parlasse inglese. Di Aldo Moro, ricorderete, come adesso di Ciriaco De Mita, si è sempre detto, è un uomo i cui discorsi non possono essere tradotti in lingua inglese. Puoi provarci, ma non viene, perché Buddha non viene.
should, could, non si può, le divergenze, le convergenze parallele e così via. E difatti lei era molto impressionata negativamente da Aldo Moro. Aldo Moro, anche qui, un po' lo sapevo e l'avevo letto, ho trovato le conferme, Aldo Moro era scostante, mangiava poco, non beveva mai, si addormentava alle riunioni, era onestamente poco simpatico. E certo, la fine che poi ha fatto è quel che gli è successo. E certamente Aldo Moro poi, vabbè, adesso non sdrazziamo perché sennò si prende un binario che ci porterebbe molto lontano. Ma la Thatcher era molto curiosa dell'Italia. Cossiga, ecco, io non ho conosciuto la Thatcher, ma ero molto amico di Francesco Cossiga, che aveva ben conosciuto la Thatcher, di cui era amico, di cui mi parlava. E poi siccome Francesco Cossiga era un po', come si dice a Roma, un po' vantone, no? Gli piace... E quindi dice, allora la Thatcher mi chiama la sera e mi dice, guarda Francesco, dico, ma sì, con l'accento sardo, lui poi parlava inglese, parlava un buon inglese, Cossiga, con un accento nettamente sardo, anche il suo inglese. E naturalmente rientrava nel gruppo ristrettissimo dei politici italiani accettabili perché parlava una lingua. Non gli piaceva affatto Mitterrand, ma io con l'occasione per ricordare che questo mostro della sinistra europea e mondiale, François Mitterrand, mi è capitato, questo c'entra di meno con la Thatcher, ma c'entra ugualmente, Mitterrand è stato da giovane uno della cagoule, cioè un fascista di mano, tra quelli che o organizzarono o pagarono, si occuparono dell'assassinio dei fratelli Rosselli a Parigi. Carlo Rosselli, esule a Parigi, organizzò una brigata antifascista in Spagna che a Guadalajara si batté fronte a fronte con le truppe fasciste italiani contro italiani sul fronte di Guadalajara. E gli uomini di Rosselli catturarono 5.000 soldati fascisti che sono fatti prigionieri. E questo fu uno scacco tremendo e in particolare Galeazzo Sciano si occupò di contattare. E in Francia la cagoule si occupò per conto dei fascisti italiani di sistemare i fratelli Rosselli, come sappiamo. E io, cioè, sono documentari della RAI che sono andato. E questo fatto mi ha colpito enormemente perché i mostri sacri delle sinistre europee, scava e neanche poi tanto, trovi sotto delle cose che io direi profondamente marce. Nel passato dei conservatori inglesi, ma anche direi di lingua inglese, perché io insisto ormai molto su questa, quando vedo anche le riunioni che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, insomma, i Five Eyes, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, c'è una unione, si è riformata una unione che era venuta meno quando il Regno Unito aveva mollato gli australiani in mezzo al mare e quelli hanno dovuto subire una pesante influenza cinese da cui poi si sono liberati. Oggi c'è di nuovo una specie di internazionale della lingua e del pensiero e dello spirito inglese, democratico, liberale, che io trovo estremamente attraente, estremamente affascinante. Tu dirai, questo non c'entra con la Thatcher. Io, la Thatcher ha tutto il meglio, diciamo, non il meglio, insomma, è stato arato. Il fatto che lei fosse una donna che ho imparato dal libro, non solo rifiutava di commentare il fatto che lei, benché donna, come ti senti tu che sei una donna ad essere diventato primo ministro, quello dice, non capisco l'alternativa, ma addirittura, questo l'ho imparato, l'ho letto sul libro di Elisabetta, promosse soltanto un'unica donna ad un rango politico e la cosa non durò perché non provava evidentemente fastidio, no? Che si trovava bene sia con i maschi che con le femmine, ma non aveva nessuna simpatia per tutto ciò che oggi
Invece il mondo americano e in parte anche il Regno Unito sono subissati da questa nuova filosofia per cui ciascuno deve trovare il modo di dichiararsi membro di una minoranza oppressa e come tale tu devi poter rivendicare qualcosa di un lontano passato che i tuoi progenitori, antenati subirono e di cui tu reclami vendetta. Ecco, queste cose ancora non accadevano, accadono oggi, ma certamente sono profondamente dissonanti con lo spirito liberale, specialmente del Regno Unito. Boris Johnson. Boris Johnson non è forse lui un tipico esemplare thatcheriano. Boris Johnson, io l'ho scoperto, lo saprete tutti, io l'ho scoperto per caso, è nato in America. È nato in America e poi fu trasferito da bambino in Inghilterra diventando inglese. Poi è tornato, l'ho visto mentre presentava a Washington DC la sua biografia di Winston Churchill, in cui tra l'altro ricordava nel celebre discorso di Winston Churchill quando dice we shall fight on the hills, combatteremo sulle colline, combatteremo sui campi d'aviazione, combatteremo per mare, combatteremo nei cieli. We never surrender. Diciamo, qual è l'unica parola di origine non inglese che lui ha usato in questo famoso discorso? Soltanto il verbo surrender, che non è un verbo che non esiste in inglese. Surrendre è un verbo francese latino. E questo, per me, sentire Boris Johnson prima che diventasse primo ministro o anche Farage, devo dire, c'è una familiarità molto ben collegata, che non so se non è che la Thatcher è la madre di tutti costoro o la figlia, ma è certamente in una linea di continuità con questo carattere, naturalmente questo elemento in più è ineguagliabile, perché che è il fatto che fosse una donna. E che donna, e io trovo, ecco, chiudo, ho trovato divertentissimo il fatto che il nomignolo di Lady di Ferro, Iron Lady, le fosse stato appioppato dai perfidi sovietici per renderla odiosa al popolo britannico, e viceversa fece la sua fortuna, perché l'Iron Lady diventò un simbolo formidabile della, e lei naturalmente di questo si avvantaggiò moltissimo. Aveva questo odio profondo per tutto ciò che è banale, politicamente corretto, e quindi comunista, e quindi con questi imperativi falsi, tutta questa robaccia che poi lei vedeva appunto anche largamente rappresentata nella Democrazia Cristiana Italiana, e quindi diciamo che in queste repulsioni e poi anche nei suoi amori, nelle sue simpatie per l'Italia, gli ha ricordato quello di Pandolfi, ho letto anche che lei lo trattava con tale affettuosa vicinanza che quando Filippo Maria Pandolfi si accendeva una sigaretta diceva Filippo stop smoking, perché gli tirava giù, cioè, gli dava fastidio che fumasse, con lo stesso tono familiare trattava Ronald Reagan. Io mi fermo qui perché credo che si potrebbe continuare all'infinito, ma termino dicendo che questo bellissimo libro, almeno su di me, ha avuto questo effetto, che è quello di dot dot dot, collegare molti puntini storici che per me erano visibili ma mancava il tratto di unione per disegnare il profilo. Adesso mi è molto più chiaro, spero che lo sarà anche ai molti lettori di questo libro, e certamente questa è un'opera liberale su una grande figura liberale, quindi è giustissimo parlarne
e parlarne ovviamente bene, ma non si potrebbe in alcun modo parlarne male. No, se ne parla, io ecco, e chiudo, quando la Thatcher tolse il latte ai bambini, era un mostro, questa strega, che, i bambini che chiedevano un po' di latte, Miss Thatcher, e now, poi, i minatori chiusi nelle miniere, i bambini senza latte. C'è tutta questa iconografia mostruosa e quella fa parte della controletteratura del male, ma noi per fortuna militiamo nel bene. Dopo questo, grazie a Paolo Guzzanti, sì, sul fatto che non so, viene in mente l'impero del male reganiano, ecco, che noi militiamo nel bene, esatto. Beh, credo che sia il libro già stato elogiato sia dai nostri, ma dai nostri due autorevoli ospiti e relatori, perché credo che sia un mix perlomeno su di me, io ho 46 anni, quindi ho vissuto poco all'epoca, ero piccolo per vedere la Thatcher, ma ho sempre avuto come dire, punto di riferimento, come mito, no? E quindi credo che questo libro, in un liberale, una persona che è appassionata di politica, credo che susciti due nature, due reazioni contrapposte. Una straordinaria nostalgia nei confronti di una grandissima donna e grandissima statista, e contestualmente una straordinaria speranza quando potremo e se potremo avere una Thatcher in Italia. Poi questo magari ce lo lasciamo per il secondo giro di tavolo. Credo che possa essere interessante citare alcuni capitoli, i titoli di alcuni capitoli del volume, perché sono citazioni della Thatcher che secondo me racchiudono molto bene la sua idea. Io sono la dama di ferro, come ha raccontato Paolo Guzzanti, è il classico caso di, come dire, conseguente inintenzionali aiecchiane, nel senso che chi voleva utilizzarlo per fargli del male gli ha fatto probabilmente il maggior favore in assoluto. Non sono stata fortunata, me lo sono meritato. Gli eroi non hanno estrazione sociale. Per dare il meglio di sé ci vuole adrenalina. Spiegava che appunto non ci doveva essere una calma olimpica, ma anzi esattamente bisogna rimanere fino all'ultimo concentrati, insicuri, perché questo non può che produrre gli effetti positivi. Dobbiamo appoggiare i lavoratori e non gli imboscati. Non dico bugie deliberatamente. Le perdite non sono negoziabili. Posso salvare questo paese e nessun altro può farlo. Voglio che il terrorismo sia sconfitto e lo sia agli occhi di tutti. Credo che queste denotino sempre più il carattere di questa straordinaria donna che è dovuta crescere in un ambiente politico maschilista, elitario e conservatore anche nel senso deleterio del termine, no? Per cui una come Margaret Thatcher, con la sua estrazione sociale, per il fatto di essere donna, per il carattere che aveva, era quasi inimmaginabile che potesse ascendere al ruolo a cui invece è arrivata. Invece con la sua capacità, con la sua tenacia, con la sua forza, con la sua costanza, con i suoi valori di riferimento, ha compiuto una vera e propria rivoluzione facendosi adorare da quel partito. Volevo citare ancora alcune frasi della Thatcher e poi lascio volentierissimo la parola alla nostra autrice. Lasciate che vi esponga la mia visione. Il diritto di un uomo di lavorare quanto desidera, di spendere ciò che guadagna, di avere delle proprietà, di avere uno Stato che è al suo servizio e non è il suo padrone. Sono l'essenza, tutto ciò, di un'economia libera. E su quella libertà tutte le altre dipendono. Ma noi vogliamo un'economia libera non solo perché è garante delle nostre libertà, ma anche perché è il miglior sistema di creazione di ricchezza e prosperità per l'intero paese. È solo da questa prosperità che attingiamo le risorse per erogare servizi migliori alla comunità, servizi migliori per i bisognosi. Dobbiamo riportare l'impresa privata sulla via della ripresa, non solo lasciando alla gente più soldi da spendere dove preferiscono, ma anche lasciando loro più soldi per aiutare gli anziani, gli ammalati e i disabili. La via della ripresa passa attraverso il profitto. Buoni profitti oggi portano maggiori investimenti domani, a lavori pagati meglio e standard di vita migliori. Nessun profitto significa nessun investimento, è un'industria agonizzante legata al mondo di ieri. I governi devono imparare a lasciare a queste imprese abbastanza profitti oggi per produrre beni e posti di lavoro domani. Io credo, se qualcuno dice che sto presentando il laissez-faire, lasciatemelo dire, non sto dicendo, né ho mai detto che tutto quello che dobbiamo fare è lasciare l'economia si regoli da sola. Io credo che, come ognuno di noi ha il dovere di dare il meglio di sé, i governi hanno il dovere di creare l'ambiente in cui ognuno di noi lo possa fare. Ecco, questo è un emblema di cosa dovrebbe essere uno statista liberale, liberista, e che è positivo, ottimista, che ha fiducia nelle persone, nell'impresa, nel progresso, nella ricchezza, nel profitto e nella libertà di scelta.
Dio sa quanto ce ne avremmo bisogno in generale e in Italia oggi. Elisabetta Della Spina, grazie di aver scritto innanzitutto questo libro, grazie di aver trovato un editore come la Mondadori, perché è un'altra delle cose, questo paese che è misterioso, per cui i grandi testi liberali non accedono alle case editrici importanti, e quindi siamo felicissimi che abbia deciso di scriverlo, e poi magari ci dice già subito perché ha voluto scrivere questo libro. Grazie. Posso cominciare anch'io con dei ringraziamenti. Ringraziamenti a Lorenzo Maggi per aver organizzato questa serata e non solo per il libro, ma perché mi ha dato l'opportunità di incontrare due testimoni. Per chi lavora per mesi cercando documentazione, facendo ricerche, cercando persone, ascoltare stasera Jaś Gawronski, che mi dispiace abbia la febbre e sia dovuto quindi sacrificarsi, ma credo che per la Thatcher lo abbia fatto. Volentieri, e Paolo Guzzanti, che ha avuto contatti diretti con altri testimoni diretti, personaggi con altri protagonisti come Cossiga, che era senza dubbio nel cuore di Margaret Thatcher. E quindi per me ascoltarli è stato davvero un privilegio stasera e volevo ringraziarli di tutto cuore di aver accettato. Quanto alla Mondadori, devo dire che è stata la Mondadori a cercare me. Riconosco non essermi avvicinata spontaneamente a Margaret Thatcher. Mi aveva contattato Nicoletta Lazzari, che era all'epoca editor della Mondadori, chiedendomi se mi sarebbe interessato fare questo lavoro, e io le ho risposto sulle prime di no, perché non avevo esperienze professionali in Gran Bretagna, non avevo quasi mai lavorato in Gran Bretagna, neanche da quando avevo cominciato a occuparmi di esteri. Ma soprattutto nel periodo della Thatcher io facevo tutt'altro, facevo cronaca nera la notte, cronaca giudiziaria al giornale. Non avevo nulla di, diciamo, di ricordi, non dico in prima persona, ma neanche di ricordi legati a ragioni professionali. Quindi l'ho controproposto, avendo vissuto 4 anni a Madrid, la duchessa d'Alba, ho cercato di negoziare, non c'è stato niente da fare. Mi ha detto: siamo interessati a Margaret Thatcher. In quel momento è partito il piano di smaltimento ferie per Corriere, mi hanno detto per 70 giorni potevano fare a meno di me, e io ho detto: va bene, le due cose coincidono, mi metto a studiare un personaggio che non conosco. E quindi forse il fatto buono è che mi sono avvicinata senza preconcetti, senza idee, senza voler dimostrare nulla. Il problema è che mi sono avvicinata a un oceano di materiale, perché in Gran Bretagna sono state scritte migliaia di biografie. Il biografo autorizzato Charles Moore, che è stato scelto proprio da Margaret Thatcher, ha pubblicato nell'ottobre del 2019, mi sembra. Sì, in ottobre, il terzo volume della sua biografia autorizzata, che ha richiesto 22 anni, e solo per il terzo volume ha avuto 600 interviste. Quindi c'era veramente non solo tantissimo materiale, ma comunque tutto materiale già edito in Gran Bretagna. La ricerca affannosa era di trovare qualcosa che non fosse stato già scritto. L'autobiografia ovviamente era imprescindibile. Però c'erano anche dei testi collaterali, come un libro scritto dalla figlia di Margaret Thatcher, intervistando il padre, Dennis Thatcher, che è un personaggio meraviglioso. Mi sono innamorata del marito della Thatcher, perché era un uomo di grande spirito. Penso che non sia facile essere il marito di una donna del genere, che anche dietro una grande donna ci debba essere un grande uomo. E questo la lettura del libro di Carol Thatcher me l'ha confermato. Lui era un uomo che non ha mai parlato, salvo con sua figlia, per questo libro, non ha mai dato interviste, stava un passo indietro, ma c'era. Aveva le sue passioni, tra i due c'era una sorta di patto. Ognuno coltivava le proprie passioni, e quelle di maggiore Thatcher erano il rugby e l'Africa, quindi ogni tanto partiva e spariva in Africa, si rigenerava e poi tornava, però credo che il matrimonio abbia funzionato molto bene su questa base. Quindi da qui ho pensato di scavare un po' nell'ambiente umano, geografico che la circondava. E anche la foto di copertina, faccio solo un piccolo inciso, che mi è stata segnalata da un'amica da Parigi, che aveva un inserto l'inserto, anzi, del Times. Sì, questa. Era una delle foto apparse sul Times il giorno dei funerali di Margaret Thatcher.
E mi è sembrata davvero una foto insolita per lo sguardo, per l'espressione, non aveva quell'espressione bellicosa. È una foto poi ricostruita che era stata fatta il giorno in cui lei è entrata da Downing Street, e in cui è stato Tim Bell, fra l'altro, che era uno dei pionieri dell'agenzia di pubblicità Saatchi & Saatchi, che era stato incaricato dal Partito Conservatore di curare l'immagine di Margaret Thatcher quando è diventata leader dell'opposizione. Adesso ho perso il filo, comunque volevo dire che insomma era un'immagine che permetteva di scoprire, ah sì, c'era la questione di quel giorno quando lei disse recitò il famoso la famosa orazione di San Francesco d'Assisi, dove c'è discordia che si è portata armonia, insomma, che poi non era di San Francesco d'Assisi, ma comunque quel giorno evidentemente aveva avuto un momento di emozione che l'aveva resa meno dura, meno coriacea. E quindi cercare di trovare altri elementi di questo tipo è diventato un po' il mio obiettivo. E un altro degli elementi che potevo cercare di sviluppare, meno sviluppato in Gran Bretagna perché meno di interesse, erano proprio i suoi rapporti con l'Italia. Quindi ho sentito il figlio di Pandolfi, i suoi rapporti con Andreotti, è vero che erano pessimi, anche, non erano neanche dissimulati, perché lei ne scrive malissimo, lui ne scrive malissimo in visti da vicino. E fra l'altro, per chi fosse interessato, c'è una trasmissione ancora reperibile online, se non sbaglio del 1999, per la presentazione del libro di Jascha Gavronsky, Vinti e vincitori, in cui Andreotti interviene parlando della Thatcher e dando una versione opposta a quella dell'autobiografia della Thatcher su come andò il Consiglio d'Europa a Roma, un Consiglio d'Europa fatidico perché precedette di un mese le sue dimissioni. E fu il Consiglio d'Europa dove la Thatcher si trovò isolata rispetto agli altri 11, sull'impegno che poi portò al Trattato di Maastricht di adottare una moneta unica e di arrivare all'unione politica. Quindi è stato per me interessantissimo sentire quella registrazione, quello che raccontava Andreotti, e poi sentire quello che ha raccontato il consigliere diplomatico di Andreotti, che era all'epoca l'ambasciatore Umberto Vattani, il quale molto gentilmente mi ha raccontato come nei preparativi per il Consiglio d'Europa, che se non sbaglio era stato nell'ottobre, a fine ottobre del 1990, erano riusciti a far predisporre un documento su uno dei primissimi laptop, dopo averlo sabotato in modo tale che non potesse essere collegato a una stampante. Perché mi aveva spiegato, se fosse stato stampato, poi in ognuna delle 11 capitali che avevano girato ci sarebbero state delle modifiche, delle aggiunte, delle note. Quindi il documento non si poteva praticamente modificare, fino appunto all'appuntamento a Roma del Consiglio d'Europa, quando questo documento, con qualche revisione, fu stampato, messo sotto la porta dei vari ministri, dei presidenti di capi di governo che erano intervenuti e praticamente stabiliva che ci sarebbe stata l'unione monetaria prima o poi, e anche l'unione politica. Margaret Thatcher lo racconta come se fosse stata presa in una trappola, perché alla riunione finale disse che non era d'accordo e Andreotti si girò verso di lei e le disse: sì, certo, ma io parlavo a nome di tutti gli altri. E fu il sigillo all'isolamento di Margaret Thatcher, che tornò a Londra, ebbe vari problemi, varie dimissioni, fra cui quella di Geoffrey Hope, si era già dimesso anche il ministro degli esteri, quindi ormai aveva il partito rivoltato contro di lei. Quindi ritrovare insomma testimonianze così tanti anni dopo, quando io ho iniziato a lavorarci, Margaret Thatcher era morta da più di 5 anni. Quindi per me è prezioso, è stato veramente interessante stasera sentire chi ha vissuto molto più da vicino di me
quegli anni, quell'epoca e quei personaggi. Io poi mi sono divertita a trovare appunto nelle biografie non autorizzate episodi probabilmente veri che comunque non entrano nella sua autobiografia. Insomma, lei si presenta come una donna tutta lavoro e studio. Studio sicuramente, era preparatissima. Quindi forse veramente il suo punto di forza nei dibattiti in Parlamento, sia quando era leader dell'opposizione, sia quando è diventata capo di governo, era di riuscire ad avere l'ultima parola, perché ne sapeva più degli altri. Per studiare, per discutere la riforma di una legge finanziaria, si studiava le riforme delle leggi finanziarie dei 100 anni precedenti, quindi era alla fine inevitabilmente quella che spuntava l'ultima parola. E poi sì, c'è questo suo curioso rapporto con il mondo femminile. Non c'è mai stata una ministra nei suoi governi e lei, come mi ha raccontato Chris Collins, che è stato gentilissimo, era giovane, aveva aiutata a stendere la sua autobiografia, adesso è il direttore della Margaret Thatcher Foundation, che ha un archivio strepitoso. Questo mi ha aiutato molto perché è un archivio dove affluiscono tutti i documenti di lavoro anche. Quindi, per esempio, tutti i briefing che le faceva Charles Powell prima di un incontro con un capo di governo o un capo di stato straniero, in cui presentavano i personaggi, in cui spiegava tutto, in cui c'è quel documento a cui accennava Paolo Guzzanti, in cui racconta l'ambasciatore, spiega un po' com'è la sinistra italiana, come sono i comunisti italiani, come sono strani, come funziona. È tutta documentazione che in realtà ai biografi inglesi non interessava tanto. E quindi lì è stato di grande aiuto poter accedere a quell'archivio. E Chris Collins mi ha raccontato anche alcune cose, essendo stato tanto tempo al suo fianco, quando lei già non era più primo ministro, sugli aspetti umani che dovevano esserci, sul fatto che lei appunto non amava circondarsi che di uomini. Quando queste foto ufficiali in cui era al centro, lei unica donna, tutti i capi di governo e i presidenti attorno a lei, sembrava essere lei il capo del mondo, quindi aveva un senso estetico anche della sua presenza femminile in mezzo agli uomini. E non era femminista, lo ha sempre detto, che non doveva nulla al movimento femminista, e ha avuto, anche se questo non l'ha mai ammesso, una certa rivalità con la regina, da cui ovviamente neanche dalla regina sono mai trapelate informazioni al riguardo, però avevano un incontro settimanale, mi sembra ogni martedì pomeriggio, in cui discutevano dei problemi politici, dei problemi del paese sul tavolo, e certamente si sono trovate spesso in contrasto. Si sono trovate in contrasto durante lo sciopero dei minatori, si sono trovate in contrasto sulla Rhodesia, si sono trovate in contrasto sulle sanzioni al Sudafrica. La regina non amava l'intransigenza di Margaret Thatcher. Quindi, e poi erano comunque per 11 anni e mezzo le due donne che guidavano la Gran Bretagna, che guidavano il Regno Unito, ed erano inevitabilmente in competizione, io penso, anche se alla fine la regina ha dimostrato la sua stima andando ai funerali di Margaret Thatcher, cosa che non aveva precedenti. Era stata ai funerali di Winston Churchill, ma di tutti i primi ministri che erano passati mentre lei era regina, nessuno aveva avuto questo onore. È andata ai suoi funerali e ci è andata in veste ufficiale. Non erano funerali di Stato perché avrebbero richiesto l'approvazione del Parlamento, avrebbero richiesto soprattutto finanziamenti pubblici notevoli che non era il caso, avrebbero diviso nuovamente la Gran Bretagna fra pro e contro Thatcher, però la sua presenza ha dato il livello di un funerale di Stato a quello di Margaret Thatcher. E
E poi un altro aspetto che mi ha divertito effettivamente era come lei curasse la sua immagine. Lei aveva questi Laughing Boys, quindi Gordon Reese, che era un ex produttore televisivo, Tim Bell, che era appunto della Saatchi & Saatchi, e poi Ronnie Miller, che era un commediografo. E tutti e tre hanno lavorato per anni a un'immagine vincente. Dall'inizio, da quando hanno preso la definizione di Yuri Gravilov, che io ho cercato disperatamente perché è ancora vivo l'uomo che l'ha definita, l'ufficiale del sovietico che era caporedattore della Stella Rossa, che la rivista, il giornale, anzi il quotidiano, non era una rivista del Ministero della Difesa sovietico. Perché mi sarebbe piaciuto sentire dalla sua voce il racconto di come è nato quel nome, quel soprannome. Però lei, Gordon Reese in primis e poi lei hanno capito che era assolutamente vincente. E poi, beh, insomma, ci sarebbe ovviamente il suo euroscetticismo da raccontare, ci sono tanti aspetti politici. Confesso, sicuramente delle mancanze di questo libro, ma l'avevo messo in chiaro subito con la Mondadori, è l'approfondimento della parte economica. Io non sono un economista. Non sono una storica, non sono stata mai corrispondente da Londra, quindi avevo messo subito in chiaro che non sarebbe stato un trattato su Margaret Thatcher, ma un libro di aneddotica, di curiosità, di ricerche. E quindi sì, alla fine è stato questo, cioè quella parte lì non l'ho sviluppata a sufficienza. Dicendo a me stessa, assolvendo me stessa, dicendo: ma tanto ce ne sono già di libri sull'economia della Thatcher, sul thatcherismo, non c'è bisogno che io vada a fondo su quello. Ci sono un'ultima cosa che volevo ricordare, poi, anzi, velocemente, sulla sua umanità, a proposito, sono due episodi. Il primo è famoso, quando ci fu l'attentato contro di lei a Brighton durante il congresso annuale dei Tories nel 1984, spero di non aver sbagliato data. Lei ebbe, vabbè, quel giorno, quella notte, quando crollò mezzo albergo, lei fu costretta a lasciare ovviamente l'albergo, fu portata in un posto non lontano, ma segreto per proteggerla. E la mattina dopo volle comunque inaugurare il congresso. Tutto si svolse come era previsto, non diede all'IRA la soddisfazione di mandare a monte il suo intervento e si presentò perfettamente pettinata. E dopodiché, tornata a Londra, scrisse una lettera di ringraziamento al parrucchiere, preoccupandosi del fatto che nel frambusto il parrucchiere, che era previsto l'appuntamento per la mattina dopo, e ovviamente l'appuntamento saltò, aveva lasciato tutti i suoi strumenti in albergo dalla Thatcher, quindi si preoccupò che gli fossero recapitati, recuperati, che fosse pagato, insomma, che fosse tutto. E invece un altro episodio un po' più serio, ma che mi ha sorpresa, perché è inatteso, dimostra che in fondo non era una moralista, lo racconta Caroline Sokockne, che era stata la sua segretaria in un libro, anche lei ha scritto le sue memorie con la Thatcher, People Like Us, in cui racconta come sul finire degli anni Ottanta, in piena pandemia, diciamo, anche se non era una pandemia, insomma, in pieno allarme per l'AIDS, Margaret Thatcher andò di nascosto, senza preavvisare che all'ultimo momento i responsabili della clinica, in questa clinica alla periferia di Londra, dove c'erano dei malati oramai terminali di AIDS. E passò il tempo al capezzale di due di loro, informandosi se i parenti andavano a trovarli. A quel tempo era la peste considerata degli omosessuali, quindi era una specie di stigma, e questi due ragazzi erano stati abbandonati dalle loro famiglie. E lei si commosse e passò del tempo parlando con questi, tanto che uno pensò di aver avuto un'allucinazione, di avere Margaret Thatcher vicino a lui. Però questo secondo me non è tanto conforme all'idea corrente di un personaggio duro e spietato che appunto lascia morire di fame i suoi minatori, che uccide i sindacati, che penso che avesse una sensibilità
la nascondesse ma l'avesse. E non voglio aggiungere altro, magari ci sono invece delle domande, se altri vogliono intervenire. Intanto grazie, se poi c'è qualcuno che vuole intervenire tra chi ti sta seguendo, perché sono arrivate un po' domande su Facebook, ma se anche c'è qualcuno su Zoom che vuole intervenire, nessun problema. Come dicevo a Jas Gavronsky l'ultima volta che ci siamo sentiti, è stata anche l'occasione, per quanto mi riguarda, di comprare un libro di Jas Gavronsky, che è appunto Vinti e Vincitori, in cui c'è una intervista interessantissima alla Thatcher, di cui vorrei citare due risposte importanti della Thatcher. La prima è cui Jas Gavronsky chiede: ma anche lei, come il Papa, in una recente intervista, scorge dei semi di verità nel comunismo? Risposta, come dire, come al solito diplomatica. Io non riesco a trovare aspetti positivi in un'ideologia che ha come obiettivo di privare la gente della libertà e non concede né dignità umana né prosperità. Il comunismo è semplicemente il credo di pseudo-intellettuali, per il potere di pseudo-intellettuali che si credono al di sopra del popolo. Una delle più grandi tragedie che sia capitate al mondo. E qui vengo alla domanda, l'altra domanda che Jas Gavronsky nel 1993, in questo libro del 99, ma l'intervista è del 93, chiede alla Thatcher. E lei, che è specialista in campagne elettorali, 1993, ma secondo me la risposta e la domanda è assolutamente attuale anche oggi. Se ne dovesse fare una in Italia, su quali temi la imposterebbe? Risposta. Gli italiani hanno molto spirito di iniziativa e non capisco perché il governo debba mantenere così tante industrie nazionalizzate. Per me rimane un mistero. I privati potrebbero farle funzionare molto meglio. Il governo non deve mettersi in affari, non è il suo ruolo, non sa come farlo, non sa come condurre un'azienda e quando lo fa è per motivi politici, non per il successo di quell'azienda. Il compito del governo è semplicemente di garantire un genuino sistema di leggi all'interno del quale l'impresa possa operare. Non è il governo che conferisce potere alla gente, ma è il popolo che con il suo voto conferisce il potere al governo e per un limitato periodo di tempo. Ecco, la domanda è agli ospiti e poi ci avviamo verso la conclusione. Perdonami Lorenzo, io ho una piccola emergenza, dovrei salutarvi. Sì, mi spiace. No, mi spiace anche a me, ma io ho due figli in America e c'è un problema che devo risolvere telefonicamente. Ci riaggiorneremo sicuramente in un'altra. Lasciami dire solo una cosa, io mi sono visto tutte le puntate di The Crown, naturalmente, e c'è una Thatcher della serie The Crown, che è fatta molto bene, l'attrice è stata molto lodata, cioè, ma veramente hanno creato una figura di destra odiosa con una regina di sinistra che riceve nella notte uno che si era arrampicato su Buckingham Palace e poi le viene a raccontare che lui era un povero disoccupato per colpa della Thatcher. Quindi su questo c'è stata anche una forma di disinformazione costante, perché persino in una cosa molto divertente come questa fortunata serie. Io chiedo scusa a te e agli altri ospiti, mi complimento ancora con l'autrice, ma devo purtroppo interrompere. Grazie a te, bravissima, complimenti. Grazie. Grazie, alla prossima Paolo Guzzanti. La domanda a questo punto per l'autrice e per Jas Gavronsky è: sulla base della risposta che diede la Thatcher nel 1993, ho provato a introdurre anche il tema prima, quante possibilità, quante speranze, quanta realtà, quanto sogno ci può essere di avere una Thatcher in Italia a breve o in prospettiva? Io sono profondamente convinto, lo ripeto spesso, che ci siano tantissimi liberali inconsapevoli e tantissimi liberisti inconsapevoli tra gli italiani. Che poi questo possa essere canalizzato rispetto a una figura che possa raccogliere del consenso, questa è una delle questioni più dibattute, quanto possa emergere ed avere successo una politica come la Thatcher, col carattere della Thatcher, con le idee della Thatcher e con la coerenza con cui le ha portate avanti in un paese che invece è stato, credo, troppo spesso attratto dalla mediazione e dalle convergenze parallele. Siamo riusciti a inventare anche questo. Quindi Jas Gavronsky, quanto è sogno e quanto è possibile? Dovrebbe smutarsi, perché è in basso a sinistra sempre attiva audio, se no per capire quanti noi inguaribili. In basso a sinistra c'è attiva audio, in basso a sinistra dello schermo attiva audio, ok, no, non ancora, è ancora disattivato, dovrebbe essere, perché si vede quando è
staccato, sempre ci dovrebbe essere un tasto no in basso, quindi quanto noi inguaribili ottimisti possiamo pensare di avere una Thatcher oggi, non so se ha l'iPad, è sempre, credo che basti schiacciare in basso a sinistra, c'è attiva audio, se clicca quello dovrebbe attivarsi il suo audio, che purtroppo non riesco ad attivare io, se no glielo consentirei. Adesso è arrivato, sì. Senti, no, beh, mi sembra un po', io pensavo adesso, mi sembra un po' difficile immaginare che ci possa essere una Thatcher in breve tempo in Italia. Non c'è il sottofondo politico, non c'è il sottofondo morale, non c'è questo attaccamento agli interessi del paese, questo, tra virgolette, patriottismo, questa voglia di far emergere le realtà del proprio paese. Credo che ci vorrà veramente molto tempo. Io volevo concludere anch'io ringraziando Lorenzo, ringraziando Elisabetta. Adesso capisco perché il libro è così interessante, perché devo dire che anche quando parla, quando racconta, Elisabetta è veramente affascinante, una maniera di raccontare le cose che si vede che le ha vissute, le ha sentite, forse non sa di economia, ma sa di tante altre cose che sono forse anche altrettanto importanti. Grazie. Sì, credo che uno dei testi che è stato citato, e poi ci avviamo alla conclusione, per chi volesse poi scoprire la politica economica della Thatcher, un libro di qualche anno fa di Cosimo Bagazzino, quindi ha ragione l'autrice, credo che il valore aggiunto, quello del Riccardo Lucarelli, credo che sia pubblicato da Rete Liberale, che è frutto di un convegno a cui partecipò anche, peraltro, credo Paolo Guzzanti, se non ricordo male, e Antonio Martino, dedicato alla Thatcher di qualche anno fa, Riccardo Lucarelli, credo sia il curatore. Quindi ce ne sono tanti, ma la peculiarità, è stato sottolineato più volte questa serata, di questo libro, è che ci presenta principalmente la donna, quindi la persona Margaret Thatcher, descrivendola nella realtà di com'era, e non tanto quel diavolo considerato privo di sentimenti, privo di umanità, una macchina da guerra che sicuramente era quello che aveva messo in campo nella sua attività politica, ma era appunto una persona. Non si sente più. Potenzialmente, domande perlomeno ce ne sarebbero, ma credo di non abusare, sono state fatte anche su Facebook, tendenzialmente erano esattamente queste, insomma, la possibilità che la Thatcher oggi possa emergere in Italia, il suo parere rispetto all'Unione Europea, questo sarebbe, ci porterebbe lontano rispetto alla Commissione Europea, all'Unione Europea, all'unificazione, all'Unione Monetaria, insomma, e credo di poterla definire un europeista anticoncezione, quindi unificatrice massificante, e che non valorizzasse le diversità. Non credo che si potesse definire Sicherz implicite un antieuropeista, anzi. Però insomma, ci porterebbe davvero lontano, non vogliamo abusare della disponibilità dei nostri ospiti. Prima però di ringraziarli e di salutare, invito alla prossima serata di Lodi Liberale, come facciamo di solito, che potete vedere, si direbbe un tempo in sovraimpressione. Torneremo a occuparci dei classici, presenteremo un testo fondamentale per il pensiero politico del Novecento, cioè La società aperta e i suoi nemici di Karl Popper, e lo faremo insieme a tre conoscitori esperti che sono occupati di curare l'opera di Popper, di tradurla, insomma di cercare di introdurla anche nel nostro pensiero, oltre al maestro di tutti, che è il professor Dario Antiseri, che non siamo ancora riusciti a coinvolgere, ma che contiamo di riuscire a coinvolgere successivamente. Ma ci saranno Angelo Maria Petroni, professore di scienze dell'amministrazione all'Università Sapienza di Roma, che è già stato con noi, Pierluigi Barrotta, professore di filosofia della scienza all'Università di Pisa, e dentro di Moscio, professore di metodologia delle scienze sociali all'Università degli Studi del Molise. Credo che sia importante ancora oggi conoscere questo capolavoro, e quindi noi proseguiremo nella nostra opera. Ringraziamo Paolo Guzzanti, mi passate l'espressione in contumacia, nel senso che tocca ringraziarlo dopo che ha lasciato per motivazioni personali, ma insomma a maggior ragione la condizione personale in cui si trovava, siamo particolarmente felici di essere riusciti a coinvolgerlo. Ringraziamo sicuramente l'autrice, che ha dato uno sguardo umano sulla Thatcher,
e ce n'era bisogno per smitizzare anche questo punto negativo dal punto di vista di donna, tutto di un pezzo priva di sentimenti, ed era tutt'altro. E se mi permetterà l'autrice, io mi sento di ringraziare principalmente Jas Gavronsky, perché insomma, è uno dei protagonisti del giornalismo italiano, della politica, perché ha avuto anche una carriera politica in Partito Repubblicano e poi in Forza Italia. Devo confessare, credo di non averlo mai fatto, di essere martignano, è abbastanza noto, ma di aver dato l'ultima preferenza alle europee a Jas Gavronsky quando, come dire, era orgoglioso, e la seconda l'avevo detto a una persona cara a tutti, che era Livio Caputo, che fu il primo dei non eletti, ma insomma all'epoca si potevano esprimere preferenze verso persone di cotanto spessore, e quindi sono contento di aver contribuito nel mio piccolo all'epoca a far diventare anche parlamentare, farlo confermare parlamentare europeo Jas Gavronsky. Quindi grazie di essere stato con noi, speriamo davvero che non sia l'ultima volta di poterlo coinvolgere. Molto grazie davvero a tutti. Grazie a voi tutti. Buona notte a chi ci sta ascoltando.